Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. L'Abruzzo nei primi 9 mesi del 2018 ha perso 26.000 posti di lavoro, un calo occupazionale intollerabile a cui bisogna porre rimedio. Sono stati registrati segnali preoccupanti di rallentamento per l'economia abruzzese e con conseguente crollo dell'occupazione. A cosa è dovuta questa situazione? C'è questa caduta molto forte, anche sorprendente, perché è inaspettata, del mercato del lavoro, e credo che le cause siano essenzialmente, tre. La prima causa è da attribuire al situazione di stagnazione dell'economia nazionale che ovviamente ha riflessi anche su quella abruzzese. Il secondo motivo sono le turbulenze internazionali che si stanno registrando, con particolare riferimento ai problemi della Brexit e del comportamento protezionistico che di qua aleggia di volta in volta. E infine c'è anche un problema di rinnovo dei contratti a tempo determinato, che probabilmente una volta stipulati non sono stati confermati in virtù di questo clima di incertezza che esiste oggi a livello nazionale e internazionale. La piccola impresa ha bisogno di azioni molto più forti, soprattutto di tutoraggio e di crescita in termini di innovazione e ricerca, che non riesce a fare da sola. Per fare questo ha bisogno di qualcosa in più che la politica deve continuare a dare proprio in termini di nuovi bandi e nuove infrastrutturazioni per quanto riguarda la competitività del territorio. Sugli operai della GAM di Boiano pesa l'incertezza della ripresa produttiva, poiché non si fidano della società Avicola Vicentina che ha rilevato l'azienda. Il presidente di Area Matese attacca il gruppo Amadori. Avicola Vicentina non ha i requisiti né per usufruire dei contributi del PSR né per rilanciare la filiera avicola molisana, mentre l'Amadori SPA investe in Puglia e in Abruzzo, ha dichiarato l'avvocato Alfonso Mainelli. Acquisita la cassa integrazione per altri 6 mesi, fino al 4 maggio 2019, gli operai della GAM guardano ora con preoccupazione alla ripresa dell'attività produttiva ancora incerta. In particolare, secondo molti lavoratori, Avicola Vicentina, che ha acquisito la GAM, non sarebbe in grado di garantire l'occupazione ai 260 dipendenti. A rincarare la dose ci ha pensato il responsabile dell'associazione Area Matese, Alfonso Mainelli, da sempre critico sull'operazione GAM e sulla cessione della filiera avicola vicentina. Agricola Vicentina è una società a responsabilità limitata con un capitale di 50.000 euro. Al bilancio del 2017 ha fatto registrare una perdita di esercizio per 1.119.000 euro e ha una disponibilità di cassa di poco meno di 23.000 euro. Ora bisogna tenere presente che al tavolo ministeriale siede Agricola Vicentina e non Amadori, come si crede qui nel Molise. Quindi siede una società che non ha, insomma, quel merito bancario, quelle referenze finanziarie tali da giustificare le trattative per contratti di parecchi milioni di euro. Questa è la questione. Quindi la SPA Amadori nulla c'entra con Avicola Vicentina. Allora, tecnicamente e giuridicamente Amadori è solo un investitore, è il socio unico di Agricola Vicentina, però se si verifica il bilancio della SRL di Agricola Vicentina si vede che loro lo dichiarano, così come prevede la legge per la pubblicità ai terzi, dichiarano che Amadori non ha alcuna ingerenza nell'amministrazione della società. Amadori avrebbe dovuto dire, dovrebbe dire se intende far fronte, far da spalla finanziaria ad Agricola Vicentina. Potrebbe esserci la volontà di aver acquisito la GAM per chiuderla e per eliminare un concorrente scomodo. Ma fino ad oggi il risultato questo è stato. Amadori del resto ha investito in Abruzzo e in Puglia con il pollo biologico. E quindi per quello che emerge dagli atti non c'è una volontà di partecipare alla ripresa della filiera avicola molisana.
Via libera all'adesione della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle Sultavo al gruppo bancario Icrea. Circa 600 soci hanno preso parte all'assemblea straordinaria a Montesilvano, che ha deliberato la modifica dello statuto necessaria per aderire al gruppo come previsto dalla riforma del credito cooperativo e il nuovo regolamento elettorale assembleare. Per il presidente del consiglio di amministrazione della BCC, Michele Samuele Borgia, si tratta di un progetto che tende a valorizzare le possibilità sinergie in termini di garanzie reciproche attraverso la messa a fattor comune delle eccedenze patrimoniali di ogni banca. Si rafforzano le tutele a favore dei depositanti e si migliora e amplia l'offerta a favore della clientela della nostra banca. La nostra è una realtà solida che darà il massimo possibile contributo al buon esito della riforma, anche per diffonderne gli effetti benefici fra attuali soci e clienti e quanti vorranno diventarlo. La BCC abruzzese ha oltre 60 anni di storia e numerosi importanti numeri, più di 3.300 soci, una raccolta totale arrivata a 350 milioni di euro, impieghi arrivati a 280 milioni di euro, partite anomale ridotte in due anni del 29,2%. Ed ora ci spostiamo a Teramo, incontro di fine anno all'università del nuovo rettore Dino Mastrocola. L'Ateneo teramano punta sull'internazionalizzazione dei propri corsi di laurea e sul recupero dell'ex manicomio destinato a diventare futura sede dell'università. Gli eventi del 2018 sono stati sintetizzati da un video finale realizzato dalla produzione televisiva dell'università. Con un minuto di silenzio voluto dal nuovo rettore Dino Mastrocola per ricordare il giornalista radiofonico Antonio Michalizzi, ucciso a Strasburgo nell'attentato terroristico dell'ISIS, si è aperto l'incontro di fine anno dell'Università di Teramo. L'Ateneo Teramano infatti gestisce da anni una radio universitaria, Radio Frequenza, che appartiene alla stessa rete alla quale faceva parte Michalizzi. Tante le novità e le proposte illustrate dal magnifico rettore, che ha voluto sottolineare come prima cosa l'importante percorso di internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Teramo. Lo slogan dell'Università di Teramo è emozioni e prospettive. Allora, quali sono le emozioni che dà questa università e quali le prospettive? Le emozioni sono quotidiane, è il rapporto con gli studenti, il rapporto con i colleghi e con il personale. Quindi è l'emozione più grande è verificare quotidianamente il rafforzato senso e spirito di appartenenza a questa struttura. Un altro aspetto importante che vorrei enfatizzare è il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'università. Abbiamo istituito qualche anno fa 4 corsi di laurea internazionali, quest'anno in questi corsi di laurea abbiamo circa il 30% di iscritti provenienti da paesi extra UE ed è un risultato fondamentale, quindi forse possiamo cominciare a parlare più che di cervelli in fuga, di cervelli in viaggio, e questo mi piace molto. E poi c'è il progetto del manicomio. C'è il progetto del manicomio, un progetto avviato, come sapete si è concluso il concorso di idee, è stato assegnato, è stata scelta l'idea vincente, adesso i rapporti con la sovrintendenza sono molto stretti per verificare insomma come articolare proprio la progettazione esecutiva, che partirà all'inizio del prossimo anno, e poi entro il 2019 ci sarà l'affidamento dei lavori. Gli eventi vissuti nel 2018 nell'Università di Teramo sono stati poi sintetizzati in un video finale assai suggestivo realizzato dalla produzione televisiva universitaria. Il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, Mauro Mattioli, nel tracciare un bilancio delle attività svolte nell'ultimo anno, sottolinea la reputazione eccellente che l'Istituto Teramano può vantare nel mondo. Un'eccellenza scientifica sempre in prima linea a sostegno delle emergenze nei paesi lontani, senza dimenticare il territorio locale. Vediamo. Internazionalizzazione, sistemi informativi, emergenze sanitarie e edilizie. Sono questi i punti qualificanti che hanno permesso all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo nell'ultimo anno di essere punto di riferimento scientifico del mondo intero.
Il direttore Mauro Mattioli, a fine mandato, sintetizza così gli eventi più importanti che hanno coinvolto l'IZS Caporale nel 2018. L'istituto continua a funzionare veramente molto bene, a mietere successi, avendo una serie di risultati che vanno dai paesi africani con cui abbiamo una collaborazione trasversale, dalle malattie infettive ai sistemi informativi, fino alla diffusione negli ultimi mesi del ruolo dell'istituto nel disaster management, cioè il nostro contributo nelle questioni che riguardano i disastri naturali, di cui noi purtroppo siamo diventati anche esperti a seguito degli eventi sismici. Quindi da questo quadro internazionale fino a una situazione locale, come sapete noi siamo presenti sul territorio, la macchina di intervento ha sempre il motore caldo e quando c'è bisogno parte veloce, così è stato il caso dell'infezione da Campylobacter che quest'estate, sapete, ha toccato più di 200 bambini a Pescara, grande capacità di intercettazione di fondi, molti di questi fondi si traducono in contratti di collaborazione per molti giovani e sono circa, almeno da quando sono qua io, quasi 150 giovani che hanno un lavoro. Per quanto riguarda la sede, 25 domande arrivate per un lavoro da 17 milioni di euro e adesso penso che a breve affideremo progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Tra gli interventi di edilizia avviati nell'anno 2018 ci sono quelli relativi alla sede centrale dell'istituto e quelli delle nuove strutture fuori Teramo per un valore complessivo di 45 milioni di euro. Questa nuova governance che si è insediata da circa 3 anni è riuscita a convogliare sull'istituto 27 milioni del Masterplan che sono cantierizzati, quindi sono in contabilità, non fittizi. Di cui 17 milioni è partito l'appalto integrato e sarà giudicato fra breve perché sono già in esame tutta la progettualità che è arrivata fino ad oggi e in progettualità i 7 milioni e mezzo per la ristrutturazione di una parte di questa vecchia sede dove ci troviamo ora, 2 milioni e mezzo sono stati in parte già, sta già in opera in fattura della zona di Collaterrato. E intanto la macchina della sorveglianza sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo è sempre pronta ad intervenire nel mondo, senza però dimenticare il territorio e di questi giorni i controlli alle mense scolastiche di tutto il paese che hanno restituito dati sconcertanti sulle condizioni igieniche di queste strutture. È stato presentato il Calenda Esercito 2019. Nell'anno della ricorrenza dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, questo calendario si ispira al genio delle sue invenzioni tecnologiche da cui sono discese le moderne macchine militari. Il servizio di Germana Dorazio. Quest'anno il calendario 2019 si incentra su due pilastri della forza armata, l'uomo e la tecnologia. Per noi è un binomio inscindibile che serve per realizzare e portare a compimento proprio i compiti che la Costituzione ci affida. Quindi l'uomo al centro dello sviluppo tecnologico. Naturalmente il 2019 ci offre l'occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci per ricordarlo e per ricordarci come lui ha messo sempre nei suoi studi, nell'arte, nel settore scientifico, l'uomo al centro sia dell'universo che della Terra. E se vedete la copertina del nostro calendario, vedrete che i nostri grafici hanno inserito l'uomo vitruviano anche all'interno della stella a 5 punte che appunto rappresenta l'appartenenza alle forze armate italiane. Quanto la tecnologia ha mutato le funzioni, ha mutato l'operatività dell'esercito italiano. Allora, questo è un fattore naturalmente molto importante per noi, infatti attraverso questo calendario 2019 vogliamo rendere merito sia all'industria difesa per aver spinto e ricercato la sicurezza quasi completa per le nostre donne, per i nostri uomini che operano in operazioni sia sul territorio nazionale ma anche all'estero. E l'altro concetto che naturalmente viene evidenziato in questo calendario è come le moderne tecnologie ci consentono di spingerci verso un contesto dual use, cioè sistemi concepiti per le operazioni militari, messi a sfrutto e utilizzati per intervenire in caso di emergenza. Ad Avezzano, nella Marsica, si va costituendo il centro di ascolto per anoressia e bulimia nella depressione giovanile. Vediamo.
anoressia e bulimia nella depressione giovanile. Se ne è parlato venerdì 14 dicembre ad Avezzano, all'ex scuola Montessori, in un convegno organizzato dall'Associazione Veronica Gaia di Orio, con la collaborazione del Comune di Avezzano. Un'occasione, inoltre, per fare il punto sul nascente centro di ascolto, per prestare sostegno a tutti quei giovani colpiti da queste problematiche che spesso restano nell'ombra. Tutte le statistiche, tutte le analisi che noi abbiamo ci portano a considerare che c'è un problema giovanile molto serio, che purtroppo si rivolge verso forme di espressioni anche difficili da recuperare. E quindi cerchiamo, attraverso questo nostro intervento come associazione, di intervenire soprattutto sulla depressione giovanile, che è diventato un dato molto diffuso, come oggi di anoressia e bulimia, che sono vere e proprie epidemie sociali, che purtroppo spesso rimangono sommerse e non vengono alla luce. Noi con questa giornata scientifica vogliamo cercare di portare alla luce tutto questo, insieme col Comune di Avezzano. Devo ringraziare di questo il sindaco di Avezzano, il vice sindaco e l'assessore di Avezzano, che si occupa delle politiche giovanili. Ci stanno dando un grande spazio per fare questo lavoro, perché hanno a cuore i giovani di Avezzano. La depressione giovanile oggi è un problema serio, e con il professor Diodato abbiamo affrontato questi problemi e abbiamo capito che se fossimo riusciti a realizzare un centro importante, così come lo stiamo realizzando, avremmo trovato delle soluzioni ottimali. Ci siamo messi in contatto anche con i dirigenti scolastici, così che possono loro coinvolgere i ragazzi e quindi avere una soluzione adeguata a quello che stiamo facendo. Il centro lo stiamo per aprire, perché abbiamo già portato i mobili, è strutturato, mancano soltanto gli ultimi ritocchi e dopodiché partiremo. Ed ora ci spostiamo a Pescara, dove l'ospedale Santo Spirito apre le porte al Natale con il Babbo Natale e le Carabiniere. Iniziativa giunta alla 16ª edizione, vediamo. Anche quest'anno è tornato l'appuntamento più atteso dai bambini all'ospedale Santo Spirito di Pescara, il Babbo Natale Carabiniere. L'evento, giunto alla 16ª edizione, ha visto in prima linea la Dricesta Aulus e i carabinieri del comando provinciale per regalare doni e sorrisi ai piccoli degenti dell'ospedale cittadino. C'è un nostro carabiniere vestito da Babbo Natale che distribuisce dei doni ai bambini in questo reparto dell'ospedale, dove ci sono bambini appunto che soffrono e che sono in condizioni di non poter passare Natale e le feste in casa con i loro genitori e i familiari. Per cui per noi è un momento di grande intensità emotiva. Noi abbiamo portato la musicoterapia anche nei reparti pediatrici e anche in geriatria, e ci piacerebbe continuare a farlo, perché ecco, i bambini stanno molto meglio quando, e anche i loro genitori, quando possono trascorrere delle ore con i ragazzi facendo un po' di musica e cantando, e questo li distoglie forse anche dalla loro malattia e soprattutto tranquillizza i genitori. È una tradizione ormai che i carabinieri a Dricesta vogliono dare e regalare all'ospedale di Pescara, ma soprattutto ai piccoli bambini, ai piccoli ricoverati, sia in ambito chirurgico che pediatrico che oncologico. Serve a farli sentire meno soli, ne siamo contenti. Il Teatro Comunale di Atri è stato alla location per la presentazione del calendario 2019 della Lega Italiana Fibrosi Cistica, il servizio di Jacopo Forcella. Il sorriso è una componente essenziale per i bambini, essendo questa una malattia genetica, quindi in cui i primi sviluppi si hanno nell'età pediatrica, quindi nell'età appena dopo la nascita, e quindi il sorriso è l'arma in più che hanno i ragazzi per poter affrontare la quotidianità di questa malattia, che è abbastanza pesante sin dai primi giorni di vita. E quindi questo ci sembrava che il messaggio fosse il più adatto. Gli scopi della nostra associazione, oltre che essere quelli di assistenza e di supporto alle famiglie e ai pazienti, che è una cosa ormai istituzionale di cui ne parliamo ormai da diversi anni, fortunatamente avendo un buon riscontro, abbiamo ancora il problema di pubblicizzare, nel senso di far conoscere la malattia, di far conoscere la patologia, ed oltre questo anche di fare uno sforzo affinché si è voluto farlo ad Atri, anche con l'aiuto degli amici qua che ci hanno proposto questo calendario, si è voluto farlo ad Atri, che è sede del centro
regionale di fibrosi cistica, anche per sensibilizzare la popolazione dell'esistenza di questo centro, ma per far capire anche che c'è la possibilità che il centro regionale di fibrosi cistica per l'ospedale di Atri può rappresentare una risorsa, può essere veramente il grimaldello per fare in modo che l'ospedale di Atri riacquisti il ruolo che spetta a questo territorio, diciamo. Sì, una iniziativa lodevolissima che il Comune di Atri ha appoggiato, che nasce dall'iniziativa, questa volta non di un'associazione ma addirittura di 3 persone. Che io ringrazio, le persone di Gianluca Salsetta, di Umberto Sorgentone e di Peppe Tracanno. Sono convinto che questo sarà l'inizio di una serie di iniziative a sostegno della fibrosi cistica e non solo. E non posso non ringraziare, naturalmente, lo faccio con grande entusiasmo, anche il dottor Morelli e tutti i medici e gli operatori dell'ospedale di Atri, dove vi è il centro regionale di fibrosi cistica, e colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare il gruppo della Clown Terapia che quest'oggi ha dato una mano anche nella realizzazione di questa iniziativa. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, apriamo con la Serie B. Serataccia al Bentegodi per il Pescara, troppi gli errori sotto porta commessi dai biancoazzurri che sbagliano tanto anche nelle retrovie. Il Verona del pescarese Fabio Grosso ne approfitta e cala il triste ai danni del Delfino. Inutile sul 3-0 il guizzo del solito Mancuso. Il Pescara riposerà nel turno di questo fine settimana e tornerà in campo dopo Natale per le ultime due gare del 2018 e del girone di andata. Rivediamo le fasi salienti del match di ieri sera e ascoltiamo le dichiarazioni dei due allenatori, Pillon e Grosso, il servizio di Paolo Renzetti. Un corollario di errori impressionante fra difesa ed attacco. Si spiega anche così il KO del Bentegodi, dove il Pescara subisce la quarta battuta d'arresto stagionale in una gara che i biancazzurri hanno condotto anche per lunghi tratti, pagando però a prezzo carissimo i troppi errori commessi nell'arco dei 90 minuti. Biancazzurri in campo con il 4-3 e con in attacco Monachello al fianco di Mancuso e Marras, panchina per Antonucci. Per il resto stessa squadra scesa in campo con il Carpi nel Verona, privo di Balcovez e Crescenzi. Il tecnico Grosso schiera una squadra super offensiva e rilancia dal primo minuto come terzino di destra l'ex biancazzurro Antonino Ragusa, freddo al Bentegodi, dove si gioca di fronte a circa 10.000 spettatori, fra cui 350 sostenitori biancazzurri. Pronti via Mancuso al terzo, approfitta di un errore della difesa veronese, mandando però il pallone contro il portiere Silvestri, che salva il risultato. E il Pescara a fare la partita, con il rischio però del tredicesimo con Lì, che in contropiede trova la respinta di Castrati, che poi al quarto d'ora non è impeccabile sulla conclusione di Danzi, che mette la sfera alle spalle del portiere biancazzurro. Primo gol da professionista per il centrocampista veneto e gara in salita per il Pescara, che dopo aver mancato il vantaggio si ritrova ad inseguire. Il match non regala un attimo di pausa, 32esimo e ancora Monachello a mancare l'appuntamento con il gol, mandando il pallone sopra la traversa. Il Pescara attacca, ma al 39esimo Brugman perde palla sulla tre quarti con la sfera che arriva in area, dove c'è un contrasto tra Gravione e Zaccagni, che termina a terra, e con Minelli che indica il dischetto dagli 11 metri. Di Carmine non sbaglia, regala così il raddoppio alla sua squadra. Doppia doccia gelata per gli impagabili tifosi biancazzurri arrivati in terra veneta, che corrono anche un brivido al 45esimo con Zaccagni, che trova il salvataggio di Castrati, che riscatta almeno parzialmente l'errore sul primo gol scaligero. I 22 in campo tornano negli spogliatoi con il Verona sul doppio vantaggio, figlio dei tanti errori commessi dal Pescara tanto in attacco quanto in difesa. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché al quinto della ripresa l'Hellas trova il tris con l'autorete di Del Grosso su cross di Zaccagni. Il Delfino, ora con Palazzi in campo per Marras, e con il 4-3-1-2 spinge. Gli abruzzesi non ci stanno e al 12esimo reclamano un rigore per un fallo di Ragusa su Mancuso, ma con il fischietto varesino che lascia proseguire fra le proteste ospiti. I biancazzurri ostinati premono e al 22esimo trovano la rete del 3-1 con Brugman, che serve Macine, che crossa per Mancuso, che al volo in area mette il pallone alle spalle di Silvestri. Si riaccendono timidamente le speranze del Pescara, che
riprende ad attaccare a testa bassa, trovando però il gialloblu tutti schierati davanti all'area di rigore e con Pillone che gioca anche la carta Antonucci al posto di Monachello, con gli attacchi biancazzurri che però continuano a cozzare contro il muro veronese, e poi con Di Carmine che al 48esimo a tempo scaduto colpisce il palo a partita praticamente conclusa. Per il Pescara, con la sosta del prossimo turno, sarà un Natale un po' meno dolce. Mister, allora possiamo dire che questa sconfitta è figlia dei tanti errori commessi oggi dai suoi giocatori in avanti e in difesa, alcuni errori sicuramente imperdonabili da giocatori di Serie B? No, abbiamo preso 3 gol in fotocopia, 3 palle in uscita, perse tutte e 3 le palle e abbiamo preso 3 gol. E poi quando tu hai su un campo così, nel primo quarto d'ora, c'hai 3 palle gol, una bisogna farla. Purtroppo nel calcio poi chi sbaglia paga, così è stato. Però quello che non mi è piaciuto è proprio la predisposizione al sacrificio, alla fase di non possesso palla. Non l'abbiamo fatta bene, non l'abbiamo fatto con la giusta, dovevamo essere tegnosi, non siamo stati, perciò non mi è piaciuto, ecco, tutto questo. Dobbiamo riordinare le idee, rimetterci lì e cercare di essere più concreti, meno belli ma molto più concreti. L'ultima cosa, lei dopo il pareggio con l'Ascoli aveva detto: sarei preoccupato se la squadra non avesse costruito occasioni da rete. Questa sera Pescara ha costruito tante occasioni da rete ma è uscito sconfitto da Verona, continua a non essere preoccupato? No, la preoccupazione, quando fai questo mestiere non devi avere preoccupazioni, devi vedere dove sbagliamo, devi vedere dove le cose che dobbiamo correggere, essere attenti a questi, perché se noi correggiamo certe situazioni potremmo essere una squadra che qualche punto in più potremmo avere. Abbiamo fatto una partita grande, siamo stati bravi, un avversario di qualità. Qualità, intensità, ci aveva corsa, ci ha messo in difficoltà, però penso che oggi i ragazzi hanno dato tutto in campo, hanno fatto una prestazione di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. Ovviamente nell'arco della gara ci sono gli errori e quelli ci saranno sempre, però penso che questa è una prestazione importante e noi abbiamo bisogno di queste prestazioni per ricreare quell'atmosfera magica che serve per continuare a fare dei risultati importanti. Penso che per 60 minuti abbiamo iniziato concedendo subito un'occasione a loro, però poi per 60 minuti abbiamo giocato a calcio bene, con qualità, con ritmo, con intensità. Abbiamo fatto gol, abbiamo creato occasioni per fare gol, abbiamo difeso, abbiamo provato subito a riconquistare la palla, abbiamo sofferto perché, ripeto, questo avversario di oggi è un avversario che ha grande qualità e l'ha dimostrato fino ad oggi. Però sono molto contento della prestazione dei ragazzi, non dobbiamo accontentarci perché abbiamo ancora tanta strada davanti. Andiamo ora in Serie C, 2 gare alla fine del girone d'andata per il Teramo che sabato pomeriggio affronterà la Triestina e il 27 la Ternana. Il centrocampista biancorosso Mattia Proietti vuole 2 vittorie per girare a 23 punti in classifica. Il servizio di Ania Cantagalli. Mattia, il Teramo in un quarto d'ora è passato dal provare a vincere la partita, poi quel rigore sbagliato da Piccioni, alla possibilità invece di perderla con l'errore di Olcese. Ci racconti un po', un quarto d'ora di fuoco. Ma diciamo che a un rigore così nei minuti di recupero poteva sembrare una beffa anche per l'andamento della partita. Penso che al di là dell'episodio del rigore anche sbagliato da noi, la squadra comunque nell'arco dei 90 minuti abbia cercato di vincere la partita, specie nel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Però per fortuna, dai, penso che sia stato forse uno dei primi episodi di questa stagione che ci è un po' girato bene. A Piccioni cosa avete detto dopo quell'errore? Ma niente, non penso non ci sia da dire assolutamente niente, cioè i rigori li sbaglia chi li tira, si dicevano, e lui si è preso questa responsabilità e gliel'abbiamo data tutti più che volentieri perché era il momento giusto. E i rigori si possono sbagliare, però Piccio al di là del rigore ha fatto un'ottima partita. E sabato c'è un altro impegno complicato sulla carta, a volte vi guardate un po' indietro a quegli avversari magari che sono stati più alla portata e dalle cui gare non sono arrivati magari i punti sperati? Ma fino ad oggi penso che abbiamo fatto forse più punti nelle partite in cui ce lo si poteva aspettare di meno. È un buon segno perché adesso abbiamo altre 3 partite difficili da qua a fine dell'anno,
quindi se il trend rimane questo vuol dire che porteremo dei punti a casa. E sì, per strada abbiamo lasciato dei punti anche con squadre alla nostra portata, però ormai li abbiamo lasciati, quindi è inutile anche guardarsi indietro. L'esultanza quando hai segnato il gol del pari alla CR7, ce la spieghi un po'? No, quello era un episodio della sera prima, che c'era Juve-Inter ed ero in camera con Zenuni, che è tifoso dell'Inter. E tu sei juventino? Io sono juventino e quindi l'ho preso in giro tutta la sera e gli avevo ripromesso che gliel'avrei fatta anche in altre occasioni, è capitato il giorno dopo, quindi per quello. A che quota vorresti girare dopo Terni? Dopo Terni, quindi fra due partite, siamo 17 a 23. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.